Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con l'automatico della città sognante. Sto parlando del ripicca della tigre, quindi appunto l'automatico della città sognante che devo dire all'inizio non mi convinceva per niente, ma che poi ho un attimo rivisitato e adesso vi faccio anche vedere come. Innanzitutto andiamo a vedere i perk. Abbiamo un telaio di precisione, quindi il rinculo di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile, che è molto molto utile per quest'arma perché ha un rinculo veramente stranissimo. Due tipi di canna, una canna scanalata, quindi una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità, e rigatura martellata, una canna durevole da gittata che aumenta appunto la gittata. Preferisco mettere la prima perché punto tutto sulla stabilità su quest'arma, perché veramente ha un rinculo allucinante che non riesco a controllare io. Proiettili rimbalzanti, quindi proiettili rimbalzano sulle superfici dure, aumenta la stabilità e leggermente la gittata, e caricatore leggero, gittata e ricarica migliorate, aumenta la velocità di ricarica e leggermente la gittata. Sempre per lo stesso discorso, preferisco proiettili rimbalzanti. I perk peculiari con cui l'ho droppato, devo dire, sono veramente utili su quest'arma e sono oscillazione ridotta, quindi tenendo premuto il grilletto il sistema anti-oscillazione di quest'arma migliora la precisione nel tempo, e estrazione cellulare, quest'arma può essere estratta con velocità notevole. Dicevo, per quale motivo mi piace adesso quest'arma? All'inizio aveva un rinculo allucinante, non si riesce a controllare secondo me, perché in realtà il rinculo non è verticale come dice il telaio, è un rinculo molto, molto casuale che va a destra e sinistra, e su un'arma del genere, su un mirino del genere che poi vedrete, secondo me è molto difficile da controllare. Con oscillazione ridotta si riesce a sistemare un po' questa cosa e si riescono a mettere colpi in testa che veramente sono molto utili su quest'arma. Appunto, magari avrei preferito aumentare giusto un attimino la gittata di questo, per esempio, a discapito della stabilità, però sinceramente preferisco andare sul sicuro e stare con la stabilità al massimo, perché veramente appunto è molto difficile da controllare il rinculo, secondo me. Adesso però andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita e ecco. Ok, allora siamo in dirupo abbandonato, abbastanza buona come mappa per quest'arma, perché questo essenzialmente è un automatico che secondo me va utilizzato dalle medio-lunghe distanze. Adesso voglio farvi capire qual è quella piccola difficoltà che avevo con il rinculo, ok? Vedete che il rinculo non è verticale, è molto casuale, va un po' a destra e a sinistra, e adesso comunque ho la stabilità abbastanza alta, infatti si riesce a controllare alla fine. Prima invece era molto difficile, ragazzi, il rinculo da controllare, perché veramente, cioè, se non avete... Probabilmente il grosso del lavoro lo fa oscillazione ridotta, eh? E vedete che prendendo in testa i danni li fa, e come se li fa. Sì, però io sto un attimino, ok. Dicevo, prendendo in testa i danni li fa, perché è un 450 colpi al minuto, e vabbè, però se mi sparano da tutte le parti. È un 450 colpi al minuto che fa in testa 26, quindi non male. Se fate caso il querelante fa 25 in testa, quindi bene o male siamo lì. Alla fine sono 8 di danno in più, considerando che appunto shot in 8 colpi. Perché comunque il rinculo, a differenza di un rinculo un po' più casuale, quale può essere per esempio il Rust Lysis o il disadattato, che alla fine sono dei rinculi che vengono resi difficili da controllare dalla cadenza dell'arma, non tanto appunto dalla tipologia di rinculo. Questo mi sembra molto più difficile perché la differenza è che la cadenza è più bassa, quindi i movimenti sono molto più scattanti. Cosa voglio dire? Un rinculo di un'arma con una cadenza alta, alla fine è un rinculo possiamo paragonarlo, anche se ovviamente sotto aspetti minori, al rinculo di un fucile laser, quindi un rinculo regolare, perché comunque la cadenza è molto alta e quindi è come se avessimo un flusso di rinculo, anche se non è molto italiano. Quindi è più difficile da controllare perché alla fine abbiamo un movimento unico che compensa questo rinculo. Tendenzialmente dobbiamo semplicemente tenere l'arma in basso, oppure appunto cercare di mantenerla in testa. Con un'arma con una bassa cadenza, il rinculo, se è abbastanza alto, come può essere in quest'arma, è più difficile da controllare. Perché appunto il movimento è più scattante, dobbiamo... Il movimento è meno fluido, è meno continuo. Avendo appunto una cadenza minore, i proiettili sparati sono di meno e quindi dobbiamo cercare di muoverci di conseguenza. Non so se avete capito il discorso, non so quanto posso averlo spiegato bene. Comunque l'arma non è malissimo, sinceramente mi aspettavo di meglio quando l'ho droppata, volevo dropparla parecchio all'inizio, poi non lo so, sono rimasto un pochino deluso in effetti. Mi sarei aspettato probabilmente un pochino di meglio da un'arma del genere. Alla fine ci sta che sia un'arma
non particolarmente forte, non, cioè è un'arma comune alla fine che si droppa semplicemente sul pianeta. Non è un'arma di un raid, non è un'arma di un'attività particolarmente difficile. Però non è comunque nemmeno male, eh. Perché i suoi danni li fa. Come avete visto, è preferibile utilizzarla dalle medio-lunghe distanze, quindi accompagnarla magari con una mitraglietta o con qualcosa che sia particolarmente forte dalle cortissime distanze. Per le corte comunque non è malissimo, se la cava, riesce, magari non mette sempre colpi in testa come può essere per una distanza maggiore, però comunque i suoi danni li fa. Vabbè, va che sfiga. Alla fine però l'arma non è male, rispetto ovviamente, cioè non è sicuramente la mia arma preferita, anche per tipologia di arma in sé, come ho già detto, è un'arma dalla bassa cadenza, io preferisco ovviamente armi con alta cadenza, come sapete. Però certo, è utilizzabile, magari appunto per qualcuno che preferisce più armi di questo tipo, si può trovare anche molto meglio rispetto a quello che mi trovo io. Che cosa ho fatto? Aiuto, fuggi, dammi il mio martellino. Dalle corte comunque alla fine se la cava, non è troppo male. Certo, è un pochino difficile mettere colpi in testa perché appunto prediligo un attimino le lunghe distanze, però il mirino è buono, considerando che è l'unico mirino di quest'arma, non è intercambiabile, è un buon mirino, non zooma particolarmente, anzi zooma veramente poco ed è valido sia alle lunghe che alle corte. Comunque la partita è pressoché finita, abbiamo penso vinto perché mancano 3 kill, a meno che non ci recuperano tutti quanti. L'arma non è buona, non è male, dicevo, scusate, non è buona. Non penso di aver giocato chissà quanto bene, però nemmeno malissimo. Adesso andiamo a vedere subito la seconda partita come giocherò. Comunque l'arma appunto non è buona, non è delle mie preferite, però non è male. Continuo a dire non è buona, però vabbè. 36-277, non male, non male. Adesso andiamo subito a vedere la seconda partita e ecco. Ok, il terrore delle fiamme penso che spingeremo un attimo di più sulla gittata. Vediamo se riuscirà a mantenere il confronto. Da lontano, ragazzi, questa bassa stabilità si fa sentire. Quindi probabilmente non avrebbe nemmeno tanto senso aumentare la gittata a discapito ancora di più della stabilità, perché appunto già così non è facilissimo. No, è one shot il tipo. Bisogna mantenersi un attimino più corti. La gittata è vero che ci arrivano i colpi, però. Porca miseria, questo sarà mimetizzato, non l'avevo mica visto. Dicevo, i colpi ci arrivano, però il problema è che la stabilità, questo rinculo particolare non. Ci rende molto difficile sparare da distanze abbastanza grandi. Vedete, i colpi vanno a segno, ma pochi vanno in testa, fanno anche meno danno del solito, quindi bisogna cercare di mantenersi più corti. Certo, non è un'arma che riesce a dare il meglio di sé dalle lunghissime distanze. Direi che potrei anche rettificare la definizione di prima da automatico che dalle medie distanze invece che dalle medie lunghe. Probabilmente, ragazzi, sinceramente, se dovessi pensare di inserire un'arma del genere come componente alle lunghe distanze,
la sostituirei direttamente con un discorso inaugurale, per esempio, con qualcosa che appunto sia più efficace effettivamente dalle lunghe distanze, che abbia più gittata, che riesca a coprire di più le distanze maggiori, perché è vero che questa è abbastanza versatile, riesce a coprire bene o male anche le corte, però è parecchio particolare da usare, non, dalle lunghe distanze, alle lunghissime distanze non si riesce. Vabbè, qui si stanno in 47. Non sto giocando bene sta partita, ragazzi. Probabilmente potrebbe rivelarsi quello che è veramente l'arma in questa partita, perché appunto le lunghissime distanze non riesce a coprire. Le lunghe lunghissime distanze non si riescono a coprire. Abbiamo giocato malissimo, cioè veramente, non so nemmeno se ho fatto positivo. Veramente una partita orribile. E non saprei dirvi, il mio giudizio su quest'arma è cambiato parecchio, perché dalle lunghissime distanze, lunghe lunghissime distanze, 1,17, che schifo. Dalle lunghe lunghissime distanze, appunto, cioè questo è il risultato. Non si riesce ad utilizzare, perché la gittata è vero che c'è, però la stabilità non riesce a mantenere i colpi in testa. Sinceramente, boh, non saprei dirvi, ma ha un attimo rivisitato l'opinione che ho di quest'arma. Quindi sì, ci sta, dalle medie distanze riesce a fare il suo lavoro abbastanza bene, però sinceramente non mi sembra un'arma definita. Nel senso, non la metterei in un set, perché non mi coprirebbe le lunghe distanze, come non mi coprirebbe bene le corte distanze. Preferisco puntare su, che ne so, mitraglietta ricognizione, in modo da avere lunghe distanze e corte distanze coperte, e magari fare una mescolanza per le medie, piuttosto che avere un'arma che sia forte dalle medie, ma che dalle lunghe, dalle corte, sia comunque mediocre, niente di che. Quindi ragazzi, questa era la ripicca da tigre. Io direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, c'è la tradissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.